direttamente dalla cameretta magica. Oggi 30 di dicembre farò un video di cui vi parlerò come ho vissuto questo 2020. Allora, dunque, già da gennaio sapevo che c'era il coronavirus, ma non mi sarei mai aspettato che arrivasse qui in Italia. Poi il 4 marzo hanno chiuso le scuole, i primi giorni sembrava una cosa così banale, eccetera. Ma poi dal 9 in poi ci fu il lockdown, dal 9 di marzo in poi. E da lì veramente era proprio un po' un casino perché non si poteva uscire, non si poteva quasi per niente uscire se non per necessità, magari per portare fuori il cane, per fare la spesa, per comprare le sigarette e così via. Poi, se dovevi andare fuori, ti serviva l'autocertificazione. Poi, però, di bello quest'anno c'è stato che da giugno fino ai primi di agosto ho fatto servizio in centro estivo qui a San Cesario e ti dico, è stata una bella esperienza. Poi ho fatto pure conoscere ai bambini un po' più grandi anche i miei gusti, come gli ho fatto conoscere Sandokan, l'ultimo dei Moicani, Barbarossa, la Stella di Laura e così via. Poi gli ho fatto anche conoscere però anche qualche cantante di una volta come Sergio Endrigo, Achille Togliani, Quartetto Cetra, Alberto Rabaiati, Fre Buscaglione, Lucio Battisti, Fabrizio De André e così via. Scusate, mi sono un po' attappato. E comunque, sì, poi di bello quest'anno c'è stato che ho preso il diploma, finalmente, con 80 su 100, che un 80 non me lo sarei mai aspettato. Poi, quest'anno, cosa c'è stato di bello? Poi, ho fatto la route con gli scout, però è stata una mini route dato per via del Covid. Poi, cosa ho fatto? Sono arrivato a poco più di 1000 video sul mio canale e ho raggiunto ben 7175 iscritti, proprio un bel traguardo. Poi, cos'altro? Mi sono fatto un po' di pubblicità del mio canale. Poi di brutto c'è stato quest'anno l'assassinio di Willy Monteiro, quel povero ragazzo ucciso a Colleferro da quattro bulli. Poi quest'anno poi sono venuti a mancare diversi doppiatori italiani, anche attori come Roberto Draghetti, Carlo Sabatini. Poi è mancato anche Luis Sepúlveda, grande scrittore. Poi, che ne so, Alberto Uderzo pure è mancato. Poi è venuto a mancare Roberto Draghetti, grandissimo doppiatore, che ho fatto pure il video. Poi quest'anno è venuto a mancare anche Kirk Douglas a febbraio, cioè l'ultimo leone di Hollywood. E poi comunque sono venuti a mancare tre parenti miei, di cui una zia di mio padre da parte di mio nonno Ottavio, che è morta all'età di 89 anni. Comunque non sono morti di Covid questi parenti, ma bensì di vecchiaia. Poi una sorella e un fratello della mia nonna paterna, cioè Clelia Scacco, morta alla veneranda età di quasi 96 anni. E poi anche a giugno poi è morto il fratello di mia nonna, Scacco Giulio, che era diciamo, era abbastanza famoso a San Cesario perché aveva una fabbrica di camini. Poi cos'altro c'è stato di positivo e negativo? Beh, quest'anno veramente è stato un anno veramente, veramente terribile, ma proprio terribile. Speriamo che l'anno prossimo vada per il meglio. Che dire, niente, ci vediamo alla prossima.